Fra i molti misteri che risalgono ai tempi antichi, ve ne sono alcuni universalmente conosciuti ed altri minori, ma non meno intriganti, la cui conoscenza è riservata a pochi appassionati o addetti ai lavori. Uno di questi riguarda gli idoli oculari di Tel Brek, delle figure antropomorfiche dal corpo trapezoidale e grandi occhi che, nonostante abbiano più di 5.000 anni, presentano un aspetto moderno. Tel Brek è un grande sito archeologico a 4 km dalla riva destra del Giag Giag, affluente del Kabur. La regione, centro importante di commercio, alla fine del terzo millennio era dominata dalla dinastia di Akkad, a cui successero la terza dinastia di Ur ed in seguito quella Assire. Il periodo più antico è quello preistorico, rappresentato da un piccolo insediamento risalente al 6000 a.C., dove sono stati trovati materiali della tarda cultura neolitica denominata Halaf. L'occupazione del sito è durata fino al 4 millennio a.C., epoca considerata protostorica dagli studiosi, e al quale si fa risalire uno dei ritrovamenti più importanti del sito, un tempio dedicato ad una divinità sconosciuta. Il tempio, costruito tra il 3200 e il 3500 a.C., risultava privo di fondamenta, poggiando direttamente su una piattaforma che incorporava tre precedenti edifici spianati e riempiti di mattoni. L'accesso al tempio avveniva per mezzo di una scalinata che forse circondava il lato orientale della piattaforma. La distruzione del complesso avvenne all'inizio dell'epoca sumerica a causa di qualche scorreria. Nel periodo 1937-1938 vennero effettuati scavi sotto la supervisione dell'archeologo britannico Sir Max Mallowan, nel corso delle quali vennero rinvenuti centinaia di piccoli idoli caratterizzati da uno o più paia di occhi intagliati, a causa dei quali il tempio venne denominato Tempio dell'Occhio. Gli idoli, realizzati in alabastro bianco o nero, hanno dimensioni variabili, dai 3 ai 6 cm di altezza, e rappresentano un unicum. Infatti, non sono note raffigurazioni parallele, sia in Siria che in Mesopotamia. Le dimensioni e il gran numero di idoli oculari ritrovato suggeriscono che siano stati lasciati nel tempio come ex voto per ringraziare gli dei di qualche favore ricevuto. Le figurine, infatti, potrebbero rappresentare le persone beneficiate dalla grazia. La loro decorazione varia e i ricercatori pensano si tratti di personalizzazioni. Al momento, comunque, la simbologia e il motivo per cui venivano scolpite le statue sono ancora argomenti di dibattito. Secondo i ricercatori, scoprire l'origine e il significato degli idoli potrebbe aiutare a rispondere a importanti domande sulla storia della regione. Si ritiene, senza però disporre di alcuna certezza, che il culto dell'occhio praticato anticamente a Tel Brek sia l'origine della diffusione del Nazar, un portafortuna diffuso in Grecia e Turchia, formato da cerchi di diverse sfumature di blu e azzurro, che difende dal cosiddetto malocchio, un'energia negativa che si trasmette con la forza dello sguardo. Conosciuto come occhio di Allah, non è legato a nessun significato religioso. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, ma secondo alcune culture possono rappresentare anche la porta di uscita dei pensieri positivi e dei pensieri negativi delle persone. Quindi ci sarebbe un duplice aspetto, un occhio positivo, cioè l'amuleto, che contrasta un occhio negativo, ovvero quello dell'uomo. L'immagine dell'occhio, in virtù della sua importanza quale organo di senso, simboleggia presso quasi tutti i popoli l'occhio divino che vede tutto. Nell'antichità, l'occhio compariva abitualmente come raffigurazione del dio Sole. Nella religione egizia abbiamo l'occhio di Horus, così come nel buddismo, dove Buddha viene chiamato l'occhio del mondo. Nell'iconografia medievale e rinascimentale, l'occhio spesso, iscritto in un triangolo, era un'esplicita immagine della Trinità cristiana.
Il triangolo equilatero è il corrispondente geometrico del numero 3, che universalmente rappresenta la perfezione. Nel triangolo compariva di frequente anche il nome ebraico di Dio, Yahweh. L'occhio racchiuso nel triangolo è poi entrato nell'iconografia massonica nel 1797 con la pubblicazione del Freemasons Monitor di Thomas Smith Webb. I massoni attribuiscono all'occhio una duplice simbologia: sul piano fisico il sole, sul piano spirituale il grande architetto dell'universo, un modo di indicare Dio. Il triangolo rappresenta alla base la durata e ai lati tenebre e luce. Nella primavera del 2012, un team di esploratori si è imbattuto in uno sconosciuto complesso megalitico situato in una zona notevolmente inaccessibile dell'Amazzonia ecuadoriana. Dalle prime osservazioni, il team ha subito intravisto nelle misteriose rovine la familiare sagoma a forma di piramide. Il sito, infatti, presenta una struttura molto grande di tipo megalitico, con dimensioni della base pari a circa 80 metri per lato, con un'altezza di circa 80 metri e con pareti molto inclinate. La struttura è costituita da grandi blocchi di pietra tagliati in maniera irregolare, con un peso stimato di 2 tonnellate ciascuno. Le pareti dell'edificio risultano essere realizzate con l'utilizzo di centinaia di tali blocchi. La parte superiore sembra essere una zona pianeggiante, forse una piattaforma. Inoltre, nella zona circostante sono stati ritrovati moltissimi manufatti di pietra e di ceramica. Molti di questi strumenti sembrano essere stati realizzati per l'estrazione e la raffinazione di un qualche tipo di minerale metallico. Lo stile degli edifici e degli oggetti trovati suggerisce che appartengono ad un'ignota cultura pre-Inca. Le cronache del secolo scorso riportano la scoperta di numerose ossa umane giganti rinvenute nelle grotte circostanti l'area e in altre parti dell'Ecuador. La squadra ha scoperto diverse grandi colline vicino alla struttura, tutte delle stesse dimensioni. È possibile che ciascuno di questi promontori sia una piramide ancora da identificare. Se l'ipotesi venisse confermata, il sito si configurerebbe come una città di piramidi, con dimensioni molto più significative della singola struttura. Nel corso dell'esplorazione, una porzione di suolo è stata rimossa dal lato della grande collina, rivelando ciò che sembrano enormi blocchi di pietra tagliati con precisione. Sebbene ad occhi poco allenati, la parete della struttura possa sembrare altamente caotica e posizionate a caso, la collocazione delle rocce è molto simile alla configurazione registrata in altri siti antichi mesoamericani. La scoperta di questo complesso, se verrà confermata la sua origine artificiale, potrebbe essere l'ennesima prova tangibile del fatto che il nostro pianeta, in un tempo remoto, abbia ospitato una razza di esseri giganti. Il team è convinto che la struttura sia stata realizzata da uomini del passato. Resta da vedere
quanto sia grande la zona interessata dalle strutture. La deduzione che fanno i ricercatori è che possano esistere altri complessi urbani della stessa civiltà sepolti nella giungla. Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini per stabilire i fatti. Un gruppo internazionale di esperti si sta attivando per una nuova spedizione sul sito, al fine di realizzare una mappa precisa delle strutture e per realizzare un documentario per divulgare le caratteristiche sorprendenti di questo intrigante ritrovamento. Anche il governo ecuadoriano pare si stia attrezzando per organizzare delle indagini approfondite.